È con inquietudine che nella Repubblica Centrafricana si attende l'avvio dei negoziati. Martedì in Gabon si troveranno faccia a faccia tutti gli attori della nuova crisi, scoppiata a dicembre. Ribelli, il presidente François Bozizé, con il proprio entourage e l'opposizione. I ribelli ci saranno, anche se è sul campo che stanno soprattutto agendo. Non so che cosa dovremo negoziare a Libreville. Forse si tratterà solo di spiegare ai rappresentanti della comunità dei paesi dell'Africa centrale il programma di transizione di cui chiediamo l'applicazione, con le dimissioni del presidente François Bozizé. La guerriglia composta da diverse anime chiede all'unanimità che il presidente centrafricano lasci il potere che ricopre da 10 anni. Come prova di forza, pochi giorni dopo i nuovi negoziati, i ribelli hanno preso il controllo di 2 città, Alindao e Kuango. Per ora restano a 160 km dalla capitale Bangui, ma le vie d'accesso sono già state occupate, come conferma un abitante. I ribelli hanno bloccato le strade, non si può circolare, il prezzo della carne è salito e le persone che prima ci aiutavano non possono più farlo perché non ci sono trasporti verso Bangui. L'unica via aperta è quella per Bossangoa. A Bangui intanto sono ufficialmente arrivati 200 soldati sudafricani per garantire la sicurezza del presidente François Bozizé. Nella regione c'è il timore che la situazione possa precipitare.